Ciao ragazzi di YouTube, oggi vi faccio vedere cosa ho creato con i ferri e con il cucito. Vi faccio vedere delle mini pochette o portafogli, dipende da come voi lo volete utilizzare. Io per esempio lo utilizzo come porta documenti a mano, tipo una mini pochette. La uso a mano, però ultimamente la sto mettendo dentro la borsa perché mi serve la borsa, perché devo fare dei giri. Porto la borsa, questo non lo dimentico sul treno o da qualche parte. Fatto con i ferri, questo è 2 a 2 più il punto legaccio. Ho messo un altro e il bottone. Fatto a queste 2 a 2 per 54 ferri. Tutto unito a 54 ferri, tutto unito, e 30 maglie qua sotto, cioè partendo da qua sono, aspettate, partendo da qua sono 30 maglie, girato tutto, arrivando qua fino a qui che sono 54 maglie ferri, più il punto legaccio, che sono tipo, questi saranno 10 ferri che ho fatto al punto legaccio con le diminuzioni. All'inizio facevo ogni ferro, facevo una diminuzione, dopo ho iniziato a fare un ferro con le diminuzioni alla fine, all'inizio e alla fine, e il punto in mezzo del punto dritto, poi ho fatto tutto il punto al dritto, tutto il ferro, e facendo diminuzioni fino ad arrivare ad avere solo 10 maglie, mentre ho fatto alcune diminuzioni anche in mezzo perché non volevo tanto lungo, quindi ho fatto la dimensione infatti qua dentro, quindi un nodo corto, e fino arriva questo obbligatorio farlo rimanere 10 ferri, o potete anche farlo 10 ferri, 10 maglie, potete anche farlo a 5 maglie, lasciarlo come volete, come, cioè basta che sia lasciando qualche maglia, perché sono piccoli e viene brutto, l'ho fatto in modo brutto. E mentre qua io ho fatto il distacco tra appunto a coste il punto appunto legaccio, ho fatto un rigo al dritto, e altri me l'hanno visto, ne ho creato un altro, questo, però questo è venuto male, infatti l'ho rifatto come me l'ha chiesto e è venuto già a prendere, quindi questo è uguale a quello che ho regalato, ovviamente pronto, che io qua l'avevo legato, questo è legato all'interno, però all'interno è un po' brutto e non mi andava di spacciarlo, perché alla fine lo venderò su internet. Fatto sempre a coste a 2 a 2 più il punto legaccio, tanto questo ha meno ferri, invece questo c'ha 54 ferri, questo non fate da 50, più un ferro al dritto e tutti i punti legacci, perché ho aumentato il punto legaccio, i ferri al punto legaccio li ho aumentati, sono 15, e ogni ferro aveva una diminuzione, ogni diminuzione, un ferro una diminuzione, cioè una diminuzione qua al dritto, una diminuzione, ho fatto un ferro tutto al dritto, il prossimo, quello dopo, ho fatto una diminuzione all'inizio e una diminuzione alla fine, fino a rimanere a 10 maglie con l'asa. E ecco, c'è un altro che mi hanno chiesto, questo l'ho fatto ieri mi pare, l'ho creato ieri, io ci metto una giornata per farlo. Questo è leggermente più alto, che è fatto con due colori, vedete, con due colori, sono sempre 30 maglie, e qui ho aumentato i ferri, sono 30 ferri per colore, 30 per l'arancione e 30 per il fucsia, quindi sono 60, più uno qua per la distanza tra punto coste e punto, questo è sale e pepe o punto riso, come lo volete chiamare, però non ha l'asola. Ho fatto 5 ferri normali senza diminuzioni, più 4 ferri con le diminuzioni, quindi qua saranno rimaste, saranno 30, saranno rimaste 20 maglie, 25, no, per 25 maglie sono rimaste qua sopra, mentre dovrebbero essere rimaste 10 maglie, però questa ragazza non voleva l'asa, quindi
non voleva chiuderlo perché lo tiene dentro la borsa come il portatrucchi, lei lo utilizza, ma che ha detto per i trucchi. E ho fatto pure un altro, però non a ferri, ma nel cucito. Ho trovato questo modello su un sito inglese, che adesso non ricordo qual è, perché ci entrai per caso su Pinterest, mi pare, entrai, e c'era questa immagine di questo sito che proponeva questa tartaruga a pochette, mentre la testa, i piedi e le cose sono inseriti in mezzo e non tra questo qua e questo qua, perché è molto pesante, non avrebbe retto comunque. E mi metterò sotto nel link, nel box informazioni, il link della mia pagina Facebook dove sarà inserito il modello di questa tartaruga. Come si svolgerà, e spero che vi sia piaciuto e che richiedetemi l'amicizia su Facebook. Ciao, alla prossima.